Una buona serata e soprattutto buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone in questa domenica in cui le partite ricominciano alle ore 15, dunque cambio di orario in Serie D, ma non solo di Serie D parleremo perché apriremo ovviamente con la Serie C. Una giornata agrodolce per i colori abruzzesi perché ad ora di pranzo il Teramo incappa in una sconfitta inopinata contro la Vibonese a Vibo Valentia. Vi abbiamo mostrato durante diretta stadio anche alcune immagini salienti, ma soprattutto la conferenza stampa di pace, anche il direttore sportivo Sandro Federico in diretta. Ne parleremo nel corso della prima parte e poi invece nella seconda parte spazio alla Serie D, che oggi vede la vittoria del Notaresco e contestualmente la sconfitta del Campobasso a 4 giorni dallo scontro diretto del Savini di giovedì, quando ci sarà appunto Notaresco-Campobasso. Cade invece il Pineto in casa contro il Tolentino 2-1 per i cremisi Minella, che conosciamo bene dalle nostre parti, e Cicconetti. Non è bastata la rete di Bugaro per la formazione di Marco Pomante, finisce invece senza reti la gara tra Monte Giorgio e Castelnuovo. Vastese e Giulianova invece, come sapete, non hanno disputato i loro incontri. Il Giulianova avrebbe dovuto giocare contro il Porto Sant'Elpidio, casi Covid nella formazione marchigiana, casi Covid anche nella Vastese, che domani farà un nuovo giro di tamponi per analizzare se i ragazzi sono a posto, e quindi magari dal prossimo turno gli aragonesi potranno tornare sul terreno di gioco. Lo faremo tutto questo insieme a voi, analizzeremo tutto questo insieme a voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060, con i nostri ospiti che poi cambieranno nel corso della trasmissione. Innanzitutto chi rimarrà con me è Andrea Costantini dalla redazione. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Ben ritrovato e in collegamento ritrovo anche Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Partiamo proprio dalla gara di Vibo Valentia, dove il Teramo cade 3-1 contro la Vibonese. Ci vediamo, il tuo servizio. Terza sconfitta consecutiva per il Teramo, la prima vittoria invece della gestione Giorgio Roselli. Il diavolo fa regali anche alla Vibonese, che non vinceva dal dicembre scorso. Al Razza invece il successo mancava addirittura da novembre. Finisce 3-1 per i rossoblù, 3 punti meritati alla distanza, di fronte ad una formazione di Paci a corto di idee, voglia e motivazioni. Pizzauti per Mungo è l'unica variazione peraltro attesa nell'undici titolare del Teramo rispetto alla sconfitta casalinga contro la Virtus Francavilla. L'ex Novara va dunque a far compagnia a Bombaggi in attacco. Nella Vibonese, colpita da 2 casi di Covid nei giorni precedenti la sfida, tante le assenze, quelle di Redolfi e Tumbarello le ultime in ordine di tempo, con Berardi invece impegnato in nazionale a San Marino. Il Teramo fa possesso ma non trova velocità di manovra per aprire la difesa di casa. Costa Ferreira ci prova al sesto dalla distanza, con Spina che idealmente poco dopo risponde trovando pronto Lewandowski. La gara è noiosa e la Vibonese, nonostante la necessità di provarci per cercare punti salvezza, fa poco o nulla. Il diavolo però non trova occasioni concrete fino a che non ci prova con più decisione. Prima della mezz'ora, prima Bombaggi e poi Vittorini creano apprensione nell'area dei padroni di casa, che riescono in qualche modo ad allontanare i pericoli. E Vitiello però a dare una mano poco dopo al Teramo, trattenendo Diachite in piena area per la maglia. Il direttore di gara vede tutto ed assegna il calcio di rigore per i biancorossi. Dal dischetto Pizzauti spiazza Marson e firma il 4° centro stagionale. I rossoblù non accennano reazioni. Vitiello deve lasciare il campo per infortunio al 42esimo, con Fomov che ne prende il posto. Il Teramo spreca al 44esimo l'occasione del raddoppio. Marson sbaglia l'appoggio. Il centrocampista portoghese raccoglie, ma non riesce a dare potenza ed angolazione al tentativo verso la porta. L'inerzia poi gira in 1 minuto. Spina impegna Lewandowski dalla distanza. La palla deviata dall'estremo difensore del Teramo sta per finire tra i piedi di Statella, quando Vittorini, per contrastarlo, commette fallo, che per l'arbitro vale il calcio di rigore per la Vibonese. Dal dischetto Plescia imita Pizzauti e firma il pareggio prima di rientrare negli spogliatoi.
La ripresa inizia con la Vibonese che mette in campo altro piglio rispetto al primo tempo. Al settimo Plescia impegna Lewandowski da posizione di filata. Lo spirito differente si traduce in vantaggio al dodicesimo. Marus mette in mezzo un pallone che Diakité sembra poter controllare senza problemi, ma il centrale è troppo lezioso di fronte alla voglia di riconquista di Laribi e Spina. È proprio Spina col mancino a trafiggere Lewandowski sul palo più lontano, portando avanti la Vibonese. La formazione di Paci sembra una squadra incapace di reagire, senza idee e motivazioni per cercare di rimettere in piedi una partita girata male. Mungo per Ilari è la prima mossa dalla panchina ed è lui il protagonista nella rete di Costa Ferreira che viene annullata per fuorigioco. Nel diavolo entra poco dopo Gerbi al posto di Pinzauti, mentre Roselli cambia l'attacco facendo entrare Parigi e La Ragione al posto dell'ottimo Spina e di Plescia. La gara si chiude su una palla persa di Lasic. La Ragione fa partire un contropiede ed il tiro che Lewandowski para, con la palla che sbatte proprio sul terzino slovacco dai pressi del suo portiere, e finisce poi in porta per il 3-1 della Vibonese. Per il diavolo è una sconfitta sanguinosa, che vuol dire infilarsi in un tunnel pericoloso da cui i biancorossi devono provare ad uscire sabato prossimo, quando al Bonolis arriverà la Turris. Doveva essere una partita come le altre, non l'è stata, perché il primo tempo non abbiamo fatto male, abbiamo subito quel gol dell'1-1 che ha un po' cambiato lo stato d'animo della squadra. Poi il secondo tempo, onestamente, abbiamo fatto un brutto secondo tempo in cui abbiamo perso un'altra volta l'equilibrio e poi l'abbiamo pagato. Abbiamo subito dei gol evitabili in cui sono stati commessi degli errori, e qui in questo bisogna essere onesti. Capita, non doveva capitare oggi, è capitato, dispiace, perché poi quegli errori hanno compromesso la partita, ma va analizzato in maniera un po' più generale. La fase offensiva nel primo tempo non è stata male, abbiamo fatto, a parte il gol, abbiamo avuto anche un altro paio di occasioni in cui potevamo andare il gol, e così non è stato. Il secondo tempo, ripeto, abbiamo perso un po' l'equilibrio, abbiamo perso un po' le distanze, ci siamo innervositi un po' troppo, e poi la fase offensiva, che nel primo tempo non è stata eccellente, è rallentata ancora e non si è riusciti a produrre azioni da gol. Questa sembra una squadra che a livello psicologico ha perso delle certezze e abbia poco altro da dire ancora a questo campionato. Ma allora, questa è una tua idea che rispetto, non la condivido, però la rispetto, è giusto che ognuno dica la propria. Io dico la mia da tecnico, è un momento difficile, che possono capitare in un percorso, non dobbiamo assolutamente ragionare in quella maniera, perché sennò saremmo veramente finiti, anzi, dobbiamo solamente rimanere uniti e cercare noi di risolvere la situazione, di risolvere con una vittoria questo periodo di 2 settimane in cui le cose non sono andate. È un momento, 2 settimane fa abbiamo vinto a Catania, è un momento in cui in queste 3 partite non abbiamo fatto bene, dobbiamo capire perché, analizzare e cercare di rimanere uniti, non disunirci in questo momento difficile. Il discorso è sia mentale che tecnico. Dal punto di vista tecnico, oggi, ripeto, non è stata una brutta partita il primo tempo, poi abbiamo commesso gli errori che hanno condizionato la partita, dobbiamo solamente continuare a lavorare per cercare di uscire da questo periodo, nulla di più. So che scotta, siamo i primi a essere dispiaciuti, so che scotta perché i nostri tifosi si aspettavano di più, il nostro presidente si aspettava di più da noi, siamo molto delusi da noi stessi. Detto questo, la cosa peggiore che possiamo fare è mollare o iniziare a darci le colpe addosso l'uno con l'altro. Dobbiamo solamente lavorare, domani andare al campo e lavorare per la prossima partita. Sconfitta 3-1, abbiamo ascoltato anche Paci. Vediamo rapidamente i risultati e poi la classifica, perché poi nel pomeriggio c'è stata la vittoria dell'Avellino contro la Virtus Francavilla, quello della Terrana a Bisceglie, il pareggio 2-2 tra Viterbese e Potenza, che fa comodo al Teramo, e il pareggio del Catanzaro contro la Turris. Vediamo anche la classifica, che vede il Teramo sempre a quota 42 punti. Aia, vengo da te, perché quella di oggi è stata una partita strana, ma non so, utilizzo le stesse parole di Paci, lo stesso aggettivo di Paci, ma non so se è nella stessa accezione.
l'impressione della stranezza di questa partita è che il Teramo abbia avuto nel corso dei 90 minuti tantissime opportunità non per segnare, ma per alzare minimamente il livello e vincerla la partita, cosa che però non ha mai fatto. Beh, guarda, ha alzato il livello effettivamente prima della mezz'ora, prima di quell'ingenuità, chiamiamola così, di Vitiello su Diakité, quando ci sono state un paio di occasioni con un paio di tentativi di cross in mezzo che poi non sono andati a buon fine, anche per la bravura comunque scusate, della difesa della Vibonese di riuscire a liberare in qualche modo. In quel momento ha alzato il livello il Teramo e poi, coincidenza, comunque è arrivato effettivamente l'episodio a favore, appunto con quel fallo di Vitiello su Diakité. Poi si è entrati in una specie di stasi, in un tunnel in cui alla fine il Teramo ha proposto poco o niente, soprattutto dopo quel tentativo fallito da Costa Ferreira prima del gol del pari. Cioè, non sembrava una squadra da encefalogramma piatto, sinceramente, che non riuscisse più a proporre nulla dal punto di vista della manovra offensiva, che già fino a quel momento comunque aveva offerto poco, come se fosse una squadra svuotata e senza motivazione, quando invece le motivazioni il Teramo dovrebbe averle e tante, comunque è abbastanza. La Vibonese aveva fatto un regalo scendendo in campo male nel primo tempo, un doppio regalo con quel fallo su Diakité che poi Pinzauti ha trasformato il calcio di rigore, ma il Teramo non è stato capace di chiudere la partita. L'incapacità di chiudere le gare quando ci sono episodi a favore ormai è una costante dall'inizio campionato ed è una caratteristica negativa del Teramo, è anche una mancanza dal punto di vista caratteriale, credo, perché quando non riesce a chiudere le gare non è solo incapacità offensiva, è anche il fatto che di carattere o di volontà non riesci davvero ad azzannare tra virgolette l'avversario per prenderti una vittoria che ti servirebbe in ottica playoff. Quindi è sempre qualcosa che manca dal punto di vista caratteriale e motivazionale, che c'è quando ci sono avversari di valore, perché i giocatori magari sono motivati a far vedere contro la Ternana, contro il Catania, contro il Catanzaro, di valere tanto, di valere effettivamente quello che dice il curriculum, motivazioni che si perdono quando ci sono avversarie che si chiudono, avversarie sulla carta più abbordabili, lì si perdono motivazioni e capacità anche di fare manovra, però dopo 7-8 mesi di campionato non si può dire ormai che c'è un percorso di crescita ancora da portare avanti, insomma no. le cose sono già abbastanza chiare. Fuori tempo massimo, voglio dire, oggi è 28 marzo, nel senso è difficile pensare di potersela cavare con un percorso di crescita. Insomma, dico così perché poi, scusami, nelle interviste ogni settimana noi ascoltiamo i giocatori dire: ma contro le squadre chiuse cosa bisogna fare? E dobbiamo migliorare la fase offensiva, la circolazione di palla, quest'altro, poi però effettivamente in campo non si vede quello che si dovrebbe vedere, appunto la concretizzazione delle affermazioni che si dicono in conferenza stampa. È chiaro, molto facile al di fuori dire sì, si dovrebbe fare così, si dovrebbe fare colà, perché poi ovviamente sul terreno di gioco ci sono anche gli avversari e tutte le varie considerazioni che si possono fare di variabili da tenere in considerazione durante la partita. Però è chiaro che perlomeno l'atteggiamento, che è preoccupante quest'oggi, non ci sia stato, è mancato, e quindi certo, questo è veramente l'elemento preoccupante oggi. Poi dopo torno da te per farti una domanda relativa ad alcune parole di Massimo Paci che non abbiamo inserito nella clip che avete visto, ma che poi commenteremo. Andrea, prima è arrivato un messaggio per te, ma era chiaramente ironico, da Checco, che salutiamo, se è più bravo Paratici come direttore sportivo, Bocchetti o Federico, e vuole Zauli come allenatore. Noi lo salutiamo e non ti faccio rispondere, chiaramente. Però noi oggi abbiamo visto buona parte della partita insieme prima dell'inizio di Diretta Stadio e siamo rimasti un po' scioccati in negativo dall'impatto che non c'è stato di questa squadra, specie nel secondo tempo. Sì, davvero si resta esterrefatti di fronte a una prestazione del genere nel secondo tempo. Ha ragione Agna quando parla di squadra svuotata. I problemi
non sono più neanche di natura tecnica, tattica, di caratteristiche degli avversari. Qui siamo davvero molto oltre, anche perché oggi il Teramo alla fine l'aveva indirizzata nella maniera migliore, perché era andata in vantaggio la squadra di Paci. Quindi la squadra scorbutica che si copre, che si chiude e che rende difficoltose le giocate del Teramo, era una squadra che a un certo punto doveva anche un pochino scoprirsi. Il Teramo era passato in vantaggio. Il problema è che questa squadra di testa ormai ha spento la luce, non è più in grado di lottare, e di conseguenza è una squadra che non riesce, quando va in campo, a mantenere i propositi che ha dall'inizio della partita. Non riesce a mantenere il filo del discorso, e lo abbiamo visto anche nella partita contro la Virtus Francavilla. Nel primo tempo riesce a fare qualcosina, poi nel secondo tempo è una squadra che si spegne e che praticamente al gol di Ciccone, in quel caso, non è stata più in grado di reagire, come è successo oggi. Quindi non ne faccio né un discorso di natura tecnica né un discorso di natura tattica. Poi si potrebbe dire che giocano sempre gli stessi, che magari sono stanchi, però dalla parte opposta c'era una squadra che aveva giocatori fuori per Covid, giocatori fuori per infortunio, che non vinceva da tanto tempo. La realtà è che poi sostanzialmente la Vibonese ha avuto il risultato più del Teramo. E un'altra cosa che possiamo far notare rispetto alla gara di oggi, che è un po' in continuità con quanto visto nell'ultimo periodo, perché abbiamo detto la fase difensiva comincia a imbarcare acqua, 8 gol subiti nelle ultime 3 partite, ma i gol di oggi frutto di errori individuali. E quindi vengo a quello che ho detto all'inizio, cioè quando non hai più niente da dare in campo, hai spento il cervello, fai quegli errori che normalmente non fai. Non sono errori di reparto, non sono errori di sincronismo, è un Diakité che si addormenta con il pallone tra i piedi, lo rinvia male e il Teramo prende gol. Lasic, che è appena entrato, si fa bucare dal suo lato sul gol del 2-1, che sbaglia il pallone orizzontale sul 3-1. Poi anche quando c'è la scelta di Lasic di non andare sulla ragione, quando c'è il contropiede del terzo gol, lì Lasic potrebbe accorciare sulla ragione, lasciando la possibilità di fare un passaggio dalla parte opposta, oppure lui in quel caso sceglie di restare a presidiare l'area di rigore, però Tentardini va in ritardo sulla ragione, che arriva praticamente in porta. Cioè sono errori davvero di natura individuale che poi vanno a segnare il risultato. Però, come dice Ania, è una squadra svuotata ed è svuotata da tutto quello che è successo in stagione, anche in tema di decisioni di natura societaria che hanno minato evidentemente gli equilibri del gruppo. Eh sì, ciao a tutti, quali sono i problemi? Li stiamo cercando di capire, stiamo analizzando in questo momento. Ania, torno da te, perché al termine della conferenza stampa Paci ha detto un passaggio, ha fatto un passaggio un po' particolare, che forse ai più sarà sfuggito. Ha detto: un errore adesso sarebbe non proteggere la squadra e che qualcuno cominciasse a pensare solo ed esclusivamente al suo ego. A chi, cosa si riferisce? L'ho sentito e sinceramente non ho compreso il riferimento. Evidentemente è un'indicazione chiara, credo, ad alcuni, e immagino che questi alcuni abbiano capito insomma il riferimento, ma noi magari, non sapendo bene alcune dinamiche interne, non conosciamo il destinatario o i destinatari di questa affermazione. Di certo non siamo noi, ecco. All'esterno. La prima sensazione è che, cioè, non ho mai avuto la sensazione che si riferisce all'esterno. Ho subito pensato, e ogni secondo che passa me ne convinco sempre più, che fosse un messaggio ad uso interno, ecco, ad uso e consumo interno. Sì, ma infatti per questo dico, è sicuramente un'indicazione per l'interno della società. Noi, non conoscendo certe dinamiche interne, magari non sappiamo bene a chi è indirizzata nello specifico, ecco. Però credo che il destinatario o i destinatari abbiano capito. Non so, non credo che si riferisse al direttore sportivo Sandro Federico, non credo che si riferisca al presidente Iachini. Non so se può essere riferito al direttore generale Iaconi, ma in quale accezione non te lo saprei dire, però evidentemente è un segnale per l'interno della società, sicuramente. Evidentemente le cose, insomma, non sono
ovviamente così calme come non sono, ecco, perché quando i momenti sono negativi non sono calmi né sul campo né fuori dal campo. Quindi quello che il Teramo sta vivendo in questo momento, come stava dicendo anche Andrea prima, è una risultante di quello che si è fatto fuori dal campo, nella gestione di alcuni giocatori, nei mancati rinnovi, perché purtroppo, che se ne dica, i mancati rinnovi, non il fatto, come magari sto leggendo in giro, non bisogna rinnovare certi giocatori perché stanno facendo oggettivamente male, non rinnovare certi giocatori, che può essere una scelta plausibile o meno, svuota comunque di motivazioni certi giocatori che sono a scadenza, che possono anche inconsciamente non essere così partecipi nelle vicende della maglia del Teramo in questo finale di stagione, pensando appunto in un futuro di non vestire più questa maglia. Quindi umanamente può essere vista anche in maniera diversa rispetto al solo riferirsi a certi giocatori con il termine mercenari e così via. Ecco, io la pongo anche, provo a porla anche in maniera differente. Non è solo colpa di Paci, è anche colpa di Paci, non è solo colpa dei giocatori, è anche colpa dei giocatori, è colpa ovviamente di una serie di elementi, Paci, giocatori, società, perché se in 4 mesi vinci solo 3 partite, io credo che i risultati siano abbastanza evidenti. Certo. Tanto ci scrivono, è vero che i giocatori hanno famiglie, però insomma per i rinnovi non si neppure impegnano per farseli rinnovare i contratti. Andrea, io poi voglio un giudizio su di te, sulla questione dei rinnovi e quant'altro, ma ti faccio ascoltare le parole del direttore sportivo Sandro Federico, che oggi, finita la gara, in macchina ha parlato della sconfitta del Teramo al Razza di Vibo Valentia. Lo ascoltiamo. Questa è una fase dove dobbiamo avere un equilibrio un po' tutti, perché è una partita questa in totale controllo. Avevamo praticamente, eravamo passati in vantaggio meritatamente, dove siamo forse mancati nella capacità di chiudere la partita, perché poi inevitabilmente anche un avversario, seppur con tante defezioni, può comunque metterti in difficoltà e può venire fuori. Quindi è stata una partita strana, una partita che in primo tempo meritavamo ampiamente. Dobbiamo capire adesso tutti insieme, perché non c'è stata la reazione poi dopo il secondo gol loro. Ti chiedo se saranno fatte delle riflessioni, insomma, su quello che sta dando questo organico, sulla conduzione tecnica, se da parte della società saranno fatte delle riflessioni un po' a tutto tondo, anche in merito a eventuali possibili, probabili, non so, dimmi te, future decisioni. Siamo in un momento di difficoltà di risultati, perché il primo tempo non mi è sembrato così malvagio, anzi, dove dobbiamo essere più bravi è capire che dobbiamo provare a fare anche il secondo gol quando la squadra avversaria è in difficoltà, quindi non esageriamo adesso. Ripeto, in giudizi, perché è troppo facile poi scendere dal carro. Io su questo carro ci sono da tanti anni e ci sto sia quando si perde che quando si vince. Quindi stiamo tranquilli, andiamo avanti, perché dobbiamo preparare subito una partita importante con la Turris e analizzare ovviamente dove abbiamo sbagliato. Io sono abituato ad analizzare di partita in partita. E non ricordo prestazioni così disastrose o così... È vero che abbiamo forse pareggiato qualche partita in più, c'è stata qualche sconfitta, ma io sono assolutamente sincero, non ricordo prestazioni così negative. Probabilmente la nostra squadra ha dei pregi e dei difetti, ha dei limiti, e abbiamo anche tante qualità e quelle qualità ci hanno permesso di vincere le partite con le squadre anche più forti, ma sia nel girone d'andata che nel girone di ritorno, perché abbiamo vinto anche a Catania, abbiamo vinto anche col Bari. Quindi le squadre avversarie ovviamente dopo un girone d'andata iniziano a capire anche come facciamo noi con le squadre avversarie, iniziano a capire quali possono essere i nostri difetti e giocano su questo. E quindi non mi soffermerei su una fase così lunga. È vero, perché
analizzato i risultati, ma nelle prime 10 partite siamo andati anche oltre ogni aspettativa. E quindi qualcuno può pensare anche che questa squadra potesse veramente mantenere le prime 2-3 posizioni. È ovvio, ripeto, che poi i valori alla lunga, chi ha un organico con 25 calciatori di assoluto livello può permettersi anche di alternare un po' la rosa. L'obiettivo è riprendere a vincere subito e provare a rosicchiare dei punti anche a quelli che sono davanti a noi. Quindi è arrivare nella massima condizione, in una condizione ottimale a questi benedetti playoff. Queste le parole del direttore sportivo Sandro Federico. Andrea, vengo da te, perché il direttore sportivo dice: non ricordo prestazioni così negative, ora io non me ne voglia, però insomma io ricordo per esempio la Virtus Francavilla domenica scorsa, la gara in casa con la Cavese, la gara fuori casa con il Bisceglie, quella fuori casa con la Viterbese, quella in casa con il Potenza, andata e ritorno con la Vibonese, con la Casertana al ritorno, con il Monopoli al ritorno. Queste io credo che siano tutte prestazioni ben sotto la sufficienza, altro che, sono tante invece. Sì, assolutamente, però DS parla di analizzare partita per partita. Io penso che quando si fa un'analisi bisogna sì fare questo, ma anche estendere l'analisi. E noi da tempo che diciamo che sono 3 e ora 4 mesi che questa squadra ottiene dei risultati poveri, sono risultati scadenti, sono risultati da zona retrocessione o zona play-out, perché da un certo momento in poi la stagione del Teramo è cambiata radicalmente e questo è un dato di fatto. Poi circa anche le aspettative, non ci dimentichiamo, i più realisti probabilmente siamo stati noi in sede di analisi, perché Federico dopo la partita d'andata disse che il Teramo poteva lottare almeno per il terzo posto, ha ribadito il concetto pochissimo tempo fa, quindi avendo conosciuto anche il periodo di flessione della squadra sotto il profilo delle prestazioni ma soprattutto dei risultati, e ha insistito sul fatto che si potesse lottare per il terzo posto, quarto posto. E invece poi così non è stato, quindi ora insistere su una certa linea mi sembra eccessivo. Siamo stati più noi realistici a dire qualche tempo fa: il Teramo deve iniziare a non pensare più al terzo posto, ma almeno a cercare di tenersi stretto un piazzamento che al primo turno ti dà la partita in casa. E invece la squadra ha continuato a fare sempre peggio. E in questo momento il fatto che ci sia un girone non eccelso che permette al Teramo, che dalla 13ª giornata di andata fino ad ora ha avuto risultati mediamente scadenti, di essere ancora all'interno della zona playoff. Io ho dato uno sguardo anche poco fa agli altri gironi, con la media punti del Teramo, con questa media punti il Teramo sarebbe fuori dai playoff nel girone B e forse sarebbe decimo nel girone A. Quindi voglio dire, queste cioè, sono... Ci stai dicendo che praticamente per media punti a campionato il girone C è il più scarso? Ma tra l'altro si vede anche nei bassi fondi della classifica, si vede per qualità di gioco, soprattutto in riferimento al girone B e anche allo spessore degli organici. Però se poi andiamo a prendere anche i punteggi in classifica delle squadre che sono a livello del Teramo, la media punti del Teramo in questo momento non è sufficiente a fare i playoff nel girone B ed è a malapena sufficiente per il decimo posto del girone A. Ho fatto un conto un po' rapido, ma questo per dire che nonostante il Teramo abbia avuto questi risultati dalla 13ª giornata in poi, è comunque dentro le prime 10 e anche abbastanza saldamente dopo il pareggio di oggi della Viterbese. Però torno a bomba, cioè le analisi penso che vadano fatte in maniera secondo me obiettiva. Io capisco la volontà
del direttore sportivo Federico di proteggere il gruppo, di proteggere l'allenatore, però è evidente che se il Teramo ha giocato a un certo livello per 11 partite e poi c'è la gara spartiacque della dodicesima e successivamente abbiamo visto un altro Teramo, pensavamo potesse essere un periodo di flessione, ma ora sono 4 mesi. Cioè, e quando... perdonami Andrea, ma il Teramo ha giocato 31 partite? 32 dovrebbero 32 partite, essere. Ne ha giocate, sì. 11 bene, cioè fanno un terzo del campionato, che vuol dire che due terzi li ha giocati così. Sì, sì, ma è quello che stiamo dicendo, e quindi insomma bisogna interrogarsi su questo aspetto e capire, e devono farlo al loro interno, cosa non ha funzionato, cosa ha fatto svoltare in negativo una stagione che invece aveva ben altri presupposti, anche perché poi così facendo finisci anche con lo svilire quei giocatori che tu avevi valorizzato, perché il Piacentini di cui si parlava a inizio stagione è irriconoscibile, nelle ultime partite è riconoscibile anche Diakité, non è quel giocatore di cui si era parlato a inizio stagione. Chi sta tenendo botte è Santoro, che però anche lui mi sembra un pochettino in flessione, se stiamo ai giovani. Poi chiaramente anche dai più anziani è lecito attendersi qualcosa di più, anche oggi Bombaggi sostanzialmente non pervenuto, chi ha tenuto botta nella partita di oggi mi è sembrato essere Arrigoni, però se c'è uno svuotamento collettivo purtroppo tutti quanti finiscono in questo marasma. Quindi io ripeto e chiudo, penso che e spero che al loro interno i dirigenti del Teramo abbiano saputo fare un'analisi un po' più attenta e meno superficiale di quello che abbiamo sentito. No Andrea, non chiudere, perché vi faccio una domanda a testa prima di andare io in pubblicità. A te era in sospeso sulla questione rinnovi, perché molti ci hanno scritto, beh però insomma i giocatori devono anche comunque guadagnarselo quel rinnovo, nel senso avete visto che hanno fatto bene a non rinnovarli? Beh, secondo voi, secondo gli amici da casa, un giocatore come Bombaggi, faccio un esempio, ha un problema a trovare un contratto l'anno prossimo in una squadra di Serie C? Quindi ci sono quelli che hanno ancora un anno di contratto e ci sono tanti altri giocatori che sono in scadenza ma probabilmente hanno la fila per l'anno prossimo, quindi da questo punto di vista sono abbastanza tranquilli. Se non li si coinvolge dentro il progetto anche per le prossime stagioni, è difficile che possano giocare per obiettivi del Teramo quando ormai la stagione sta terminando. Un altro aspetto: se questa squadra gioca così e mancano pochissime partite, il Teramo arriva così dopo una stagione intera, cioè è difficile che dopo tutte queste 30-31 partite ora magicamente ci possa essere un'altra svolta. Se tu hai fatto bene puoi finire e fare un po' meglio, ma se tu sei in caduta libera, di quanto può cambiare la stagione? E in questo penso c'entri il fatto che molti di questi giocatori ormai non sono più coinvolti nel progetto Teramo e quindi giocano, ma non lo fanno con lo spirito che avevano a inizio campionato. Aia, in pochi secondi, perché insomma oggi dopo la sconfitta con la Vibonese, come spesso accade, un po' a sensazione, la prima domanda è stata: ma Pace è a rischio? No, lo vogliamo dire? No, non è a rischio, almeno per quello che è emerso fino a questo momento, e non credo che sarà a rischio, insomma, non ne vedo i presupposti, anche perché è stato confermato oggi dal direttore sportivo Santo Federico. Il presidente più volte pubblicamente ha detto che comunque c'è un progetto con Pace e che magari ci si siederà anche per un eventuale rinnovo se ci saranno le condizioni e i presupposti, ecco, dall'una e dall'altra parte. Quindi non credo proprio, a meno che non si cambi programmazione, non si avvia anzi una programmazione per l'anno prossimo che implichi anche un nuovo allenatore per l'anno prossimo, o che si vada per una soluzione interna stile Tedino Di Mascio, ecco. Ma queste sono proprio le ultime ipotesi, ecco, oggi come oggi, a rigor di logica, perché si andrà avanti con Pace. Assolutamente sì. Va bene, noi chiudiamo questa parentesi, grazie Ana, ci vediamo martedì per Proteramo.
A voi, ciao ciao. Ciao, ciao Ania, noi invece ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco apriamo la pagina della Serie D. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, come promesso apriamo la pagina di Serie D, do il bentornata alla nostra Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Ben rivista. Risultati e classifiche del girone F, li vediamo? Vai. Li leggiamo insieme. 23esima giornata, rinviate la partita di Fiuggi col Vasto Gerardi, quella di Giulianova con l'Atletico Porto Sant'Elpidio e quella della Vassese contro l'Agnonese. Gli altri risultati: vittoria del Notaresco contro la Briglia 1-0, Campobasso Cinzia Albalonga 1-2, Castelfidardo Matese 0-0, Montegiorgio Castelnuovo 0-0, Pieto Tolentino 1-2, Rieti Carantese 0-0. Vediamo la classifica. Con il Campobasso che ha 47 punti, il Notaresco ne ha 45, ma il Notaresco ha una partita in più da recuperare rispetto al Campobasso, e dunque sarebbe, in teoria, potrebbe anche puntare al sorpasso, considerando che giovedì c'è Notaresco Campobasso, 41 punti per il Castelnuovo, 39 per la Cinzia Albalonga, che fa un favore grande così proprio al Notaresco. Vasto Gerardi 35, Castelfiardo 33, Matese 31, Tolentino 30, Recanatese 29, Vastese e Rieti 27, Montegiorgio e Aprilia 26, Fiuggi 20, Pineto e Giulianova 18, Agnonese 4, Atletico Porto Sant'Elpidio 3 punti. Partiamo dalla tua di partita. Sì. Va bene. Pineto Tolentino. Che sembra un avversario davvero stregato per il Pineto, per tante ragioni. Hai ragione, tu che hai una buona memoria. Però, è una bestia nera, è vero, è vero. Eh sì. Pineto Tolentino, 1-2, Roberta Di Sante. Ritorno amaro al Mariani Pavone per il Pineto, che dopo 56 giorni torna a giocare tra le mura amiche, ma si deve arrendere ad un vivace ed organizzato Tolentino che vince 2-1 e dedica la vittoria a Ettore Padovani, assente a causa del grave lutto che ha colpito la sua famiglia. I cremisi si mostrano subito più costruttivi e fin dai primi minuti fanno quello che dovrebbe fare il Pineto, ovvero fare la gara costruendo dal basso. Al quinto la prima vera occasione con Minella che appoggia all'indietro per Pagliari, ma la sfera termina alta. I locali si affidano ai cross di Della Quercia. Al quindicesimo il difensore prova a mettere in apprensione il giovane Governali, che fa sua la sfera in presa alta. Al ventiduesimo invece crossa in area dove Tamboriello non ci arriva per una questione di centimetri. Un minuto più tardi però il Tolentino segna il gol del meritato 1-0 con un gran sinistro al volo di Santiago Minella, che raccoglie un rimpallo e infila Mejri. Una rete che premia la maggiore intraprendenza di un Tolentino che al 27esimo potrebbe anche raddoppiare, quando Ruggeri serve Cicconetti che in diagonale lambisce il palo, con Mejri che si salva con la punta delle dita. La risposta dei biancazzurri arriva al minuto 37 quando Bugaro, direttamente da calcio d'angolo, sorprende Governali con la complicità della leggera deviazione di Pagliari. Il primo tempo termina così 1-1. In avvio di ripresa è ancora il Tolentino ad essere più vivace e gli ospiti centrano subito la rete del nuovo vantaggio. Al secondo minuto, su calcio d'angolo, Cicconetti trova il tapin vincente con l'evidente complicità di Mejri, che non trattiene la sfera. Tutto da rifare dunque per il Pineto. Secondo tempo in salita con Pomante che corre ai ripari e al quarto minuto sacrifica Bugaro per inserire Romano. Due minuti dopo l'ex di giornata Minnozzi serve Baldinini, ma il colpo di testa è preda di Governali. Quindi Pomante modifica tutto il reparto offensivo, inserendo prima l'argentino Cernaz per Baldinini e poi Mbuba per un opaco Minnozzi. Mosconi risponde con Salvatelli per Cicconetti e Strano per Pagliari. Ma la ripresa non regala grandi emozioni, con il Tolentino che controlla e il Pineto che non riesce a pungere. Solo nel finale, in pieno recupero, al 48esimo, Esposito in becca Bertolo, ma il colpo di testa è impreciso. Un minuto più tardi invece la veloce ripartenza di Mbuba non dà i frutti sperati. Il Tolentino si conferma così bestia nera per il Pineto, portando meritatamente a casa l'intera posta in palio. Matura la prima sconfitta dell'era Pomante, chiamato ora a ricaricare subito i suoi in vista del derby prepasquale di giovedì a Giulianova. Non sapevamo che era
una squadra molto aggressiva che lavorava bene sulle seconde palle. E i primi 20 minuti del primo tempo ci ha messo in grosse difficoltà. Noi l'avevamo preparato tutta la settimana, ma forse non sono stato bravo io a caricare nel modo giusto la squadra. Mi prendo la responsabilità, perché è anche giusto così, perché l'ho caricata forse troppo e i ragazzi mentalmente sono arrivati un po' spenti. Però poi sinceramente mi è piaciuta la reazione dopo l'1-0 loro, abbiamo creato. È normale, una volta raggiunto il pareggio, sai, sul 2-1 loro, quei 10 minuti un po' ci hanno tagliato le gambe. Però mi dispiace sinceramente per l'approccio sbagliato, perché sapevamo la forza del Tolentino, qual era l'atteggiamento del Tolentino. Ripeto, la colpa è mia, perché forse ho caricato troppo la squadra e in questo momento devo essere bravo a lasciare più liberi mentalmente. Dispiace perché venivamo da un'ottima prestazione a Recanati. È vero che potevamo fare di più, però ci dobbiamo rimboccare le maniche. La fortuna è che giovedì giochiamo subito col Giulianova, abbiamo un derby molto importante e dobbiamo capire. Io penso che in questo momento la classifica si deve guardare, e se ragioniamo ad arrivare in alto facciamo l'errore più grosso che possiamo fare adesso dobbiamo ragionare che stiamo sotto e dobbiamo giocare una squadra che sta sotto e deve fare tra virgolette la guerra ogni partita. Se pensiamo di vincere la partita sempre con superficialità o tic e toc, questo non è il campionato per questo atteggiamento. Sì, penso che terminare il primo tempo 1-1 è stata una grande ingiustizia, ci siamo fatti i gol da soli. Dopo esiste una giustizia divina che ce l'hanno riconsegnato, però penso che è stata una partita dominata, una partita fatta bene dall'inizio fino al 95, abbiamo rischiato un attimino sulla parte finale quando sono messi con due punti, però penso che nel combo dell'occasione come squadra ha approcciato questa partita, anche perché noi andiamo alla ricerca di una partita importante, di una vittoria pesante, e l'abbiamo ottenuta. Penso che sia una vittoria meritata. Noi è normale, il Pineto sta un attimino in difficoltà per le vicende del Covid, noi invece stiamo bene fisicamente e secondo me il lato fisico ha fatto differenza. E dunque sconfitta per il Pineto contro il Tolentino. Interessanti, Roberta, e da qui partiamo con l'analisi, le parole di Marco Pomante, che insomma ha detto: mi prendo la responsabilità perché è giusto che sia così, io sono un allenatore, ma se pensiamo che questo campionato si giochi con i tocchetti abbiamo sbagliato campionato, perché questa è stata la partita oggi? Sì, il Pineto sicuramente ha completamente sbagliato l'approccio in campo, nonostante sono convinta, poi insomma Pomante lo ha detto, ma lo aveva detto anche nei giorni precedenti, quindi sono convinta che il Pineto abbia preparato la partita tenendo in considerazione questa aggressività del Tolentino, però poi fondamentalmente in campo non gli è riuscita, probabilmente anche il cambio di modo operato da Mosconi può aver sparigliato un po' le carte, perché Mosconi, che la settimana scorsa e anche mercoledì aveva giocato con un 3-5-2, oggi invece si è presentato con un 4-3-2-1, quindi probabilmente anche quello ha sparigliato un po', però con l'atteggiamento del Pineto sicuramente è stato sbagliato, soprattutto nella fase di approccio della partita, perché nei primi 20 minuti il Tolentino ha messo in seria difficoltà il Pineto, facendo un po' quello che avrebbe dovuto fare il Pineto, ovvero facendo la partita, costruendo le azioni dal basso. Invece il Pineto si è affidato un po' troppo, a mio avviso, a questi lanci lunghi con della quercia che ha provato in un paio di occasioni, mentre invece di allargare un po' più il gioco, ma anche per merito del Tolentino, non gli è riuscito di allargare appunto il gioco, sfruttando meglio Tamboriello da una parte e Bugaro dall'altra, e quindi Minnozzi, che oggi era l'ex di giornata, è rimasto un po' troppo fuori dal gioco, un po' opaca oggi la sua prestazione. Senti, è chiaro che questa è una sconfitta che insomma probabilmente, anzi sicuramente il Pineto non ha messo in preventivo, però quello che deve mettere in preventivo certamente è una serie di recuperi
da far tremare i polsi, perché adesso il 25, dal 25 poi ci sarà la sosta del campionato per permettere i recuperi, ma al netto di tutto il Pineto dovrà giocare assolutamente ogni tre giorni, perché ha ancora tante partite da recuperare. Peraltro in settimana scorsa avrebbe dovuto recuperare con l'Agnonese. Cosa succede ad Agnone? Che nevica, condizioni meteorologiche avverse, salta il recupero, insomma è un disastro. Però adesso oggettivamente per il Pineto si fa complicata compensare le forze e coinvolgere tutti in un campionato, un mini campionato sprint. Sì, praticamente ecco, adesso sì, è vero che la Lega ha deciso di fermare il campionato, però ecco, al Pineto sostanzialmente, tra virgolette, insomma, si cambia, ma cambia poco, perché comunque sarà costretto a giocare ogni tre giorni. È vero che la rosa è stata ampliata, probabilmente anche pensando a questa eventualità, perché poi ci si rendeva conto, cioè, il Pineto deve recuperare 8 partite, più di qualunque altra squadra in tutti i 9 gironi della Serie D. Quindi probabilmente anche pensando, sapendo di dover fare questi recuperi, la rosa è stata ampliata, quindi sicuramente Pomante ha una serie di giocatori per poter affrontare, diciamo, questa serie di recuperi. Però è anche vero che si tratta comunque di una squadra profondamente rinnovata e quindi che ha avuto anche poco per giocare insieme, perché praticamente da quando cioè il Pineto ha ripreso a giocare da una settimana, ha giocato due partite a Recanati e quella di oggi, e si vede anche questa cosa, perché sì, per esempio anche da un punto di vista fisico, ma è normale, Tolentino... è una squadra che è stata 50 giorni appunto non potendosi neanche allenare. Assolutamente. È vero che chiaramente poi non è che servano mesi per riprendere la condizione, però è anche vero, insomma, 50 giorni sono tantissimo, sono quasi due mesi. Esatto, e quindi questo comunque vuoi non vuoi si vede, per cui sicuramente sarà un periodo, un tour de force non indifferente per il Pineto, che come ha detto Marco Pomante adesso deve guardare la classifica, ma proprio perché deve cercare di trovare una maggiore concretezza e deve cercare di giocare da squadra che adesso si deve in prima di tutto salvare, senza stare a pensare ad altre situazioni. Sicuramente ci vuole più concretezza, meno errori, perché oggi ne sono stati fatti di nuovo tanti, anche in fase di impostazione, quindi insomma non è sicuramente, certo, cosa facile. Assolutamente, però assolutamente no. Ci se la può fare. Sicuramente. A partire da giovedì, che c'è, esatto, il derby con Giulianova. Che c'è il derby con il Giulianova. Andrea, a questo punto è chiaro che sono due squadre a pari punti, ma due squadre partite con obiettivi molto differenti, e però poi le circostanze del campionato sono strane, il calcio è strano e quest'anno ancora di più. Cioè, che tipo di partita ti aspetti? È una partita dove la posta in palio sarà molto alta. Poi il Pineto ha sempre questo mega cuscino degli 8 recuperi, e se anche facesse dei 24 punti potenziali, anche ne facesse, butto numero a caso, 10-11, che sono pochi, però la classifica, se la guardate, sarebbe già molto migliore. Ci sono dei passaggi che mi piace analizzare della conferenza di Marco Pomante. Lui a un certo punto dice che insomma non è possibile che si pensi alla parte alta della classifica, perché bisogna avere la mentalità di chi invece si deve salvare. Io mi domando, cioè, il Pineto sta pensando, qualcuno a Pineto sta pensando questo, perché saremmo totalmente fuori strada. Il Pineto ha l'obiettivo di salvarsi. Se si pensa che avere 8 partite da giocare possa permettere al Pineto dunque di rientrare per la lotta playoff, non dico primo posto ma playoff, ci si sbaglia di grosso. Il Pineto si deve salvare e deve giocare per salvarsi. Poi sentivo Roberta dire: il Tolentino fa quello che avrebbe dovuto fare il Pineto, costruzione dal basso. Io vado un po' in escandescenza quando sentono costruzione dal basso addirittura a questi livelli. E anche Marco Pomante ha detto: se pensiamo di fare titic titoc siamo totalmente fuori strada. Cioè, sono due richiami che ha fatto Pomante: uno, ad avere ben chiaro che l'obiettivo è la salvezza, certo, due,
che bisogna essere più risoluti. Aggiungo che il calendario fa spavento, perché in attesa che ci sia la sospensione del campionato, il Pineto dovrà fare 20 partite, dopo quella di oggi 19, in meno di 70 giorni. Poi vedremo con la rimodulazione come sarà. E una cosa che avevamo sottovalutato è che il Pineto non tanto ha ampliato la rosa, ma l'ha molto cambiata. Cioè, nell'ampliarla ha anche cambiato tantissimi elementi, e lo si è visto anche dalla partita di oggi, perché Baldini, Mbuba, Fioretti, che poi però è stato preso ma poi si è infortunato subito, Romano, Bertolo, Mastrippolito, Tamboriello. Cioè, è una squadra che rispetto a quella che era stata costruita in estate, ora è stata quasi letteralmente spazzata via, e quindi questo va ad aumentare ulteriormente il lavoro e a complicare il lavoro di un allenatore debuttante come Pomante. Non solo gestire 50 giorni fuori, ma anche ricostruire una squadra, perché non è che eri una squadra, sei stato fermo e ora ti rimetti in movimento. No, ti rimetti in movimento con una rosa per buona parte cambiata, il che complica ancora di più il lavoro di Marco Pomante. Quindi anche per questo motivo che continuo a dire che il campionato del Pineto sarà molto molto complesso, e salvarsi sarà un importante traguardo. Sì. Solo per rispondere un attimo a Andrea, quello che io intendevo dire dicendo quella cosa è praticamente il Pineto si è affidato soprattutto nella fase iniziale moltissimo a questi lanci lunghi piuttosto velleitari, quando invece hai degli esterni capaci, importanti, che comunque ti possono fare gioco, devi sfruttarli. Io quello intendevo. Sì. Infatti Minnozzi è rimasto quasi totalmente fuori dal gioco, perché non gli sono arrivate pallone giocabili, e c'hai comunque Bugaro, c'hai Tamburiello, sfruttali. Io questo intendevo. Sì, sì, è chiaro. Però io sono d'accordo con quello che dice Andrea, perché i tanti recuperi erano un fattore, avrebbero dovuto essere un fattore anche per l'area canatese. Guardiamo la classifica e guardate dov'è l'area canatese, perché questo è un devi entrare in un'altra condizione mentale, nel senso che le partite da giocare ci sono, ma mercoledì, Jacopo, mercoledì l'area canatese ha ripreso la partita sospesa col Tolentino, 33esimo minuto 1-0, si ripartiva da lì, sì. Si è giocato un quarto d'ora, poi il secondo tempo va sul 2-0 l'area canatese, partita in ghiaccio, no, nell'ultimo quarto d'ora il Tolentino fa due gol e la pareggia. Purtroppo giocare tutte queste partite, certo, dal punto di vista fisico ti stronca, quindi avere 30 giocatori come ho letto da qualche parte per il Pineto può essere un vantaggio, ma lo è soprattutto se sei squadra, e nell'essere squadra puoi cambiare i giocatori. Certo. Se squadra lo devi ridiventare è più difficile. Assolutamente. Va bene, va bene. Ragazzi, andiamo adesso al sorriso più grande della giornata, che è quello che ci arriva dal Quinto Ricci di Aprilia, dove il notaresco vince 1-0, lo fa con Banegas sul rigore e con Shiba sul rigore, perché para quello al 90esimo dell'Aprilia. Il servizio è di Stefano Recanati, che ci introduce al big match di giovedì, quando al Savini arriva il campo basso. Banegas gol e Shiba para rigori permettono al notaresco di espugnare il Quinto Ricci di Aprilia alla fine di una gara dai due volti. Massimo Epifani schiera dal primo minuto il classe 2003 Emanuele Bana all'esordio stagionale nel ruolo di esterno d'attacco, reparto completato da Dos Santos e Banegas. Assente Blando a centrocampo, al suo posto Palumbo, che agisce più avanti rispetto a Frulle Bianciardi, fischia degli Carpini di Sernia. La prima emozione della gara è di Marca Pontina, con Luciani bravo ad accompagnare l'azione di Olivera, ma la conclusione del numero 20 è deviata in angolo. Dopo il periodo di isolamento fiduciario causa casi di positività, fatica ad arginare l'intraprendenza dei padroni di casa il notaresco, difficoltà iniziali che vengono confermate dalla conclusione sballata di Bianciardi prima del 20esimo. I biancazzurri provano ad approfittare di questo momento e si riversano pericolosamente in avanti Copezzone, dove è provvidenziale la chiusura di Gallo, bravo a non concedere la facile conclusione al centrocampista. Ancora pericolosa la squadra di Galluzzo al 25esimo, con Bernardini bravo ad entrare in area e mirare l'angolino, ma sulla sua strada trova la deviazione sulla linea di Lattarulo, tornato dal primo minuto titolare dopo circa 5 mesi di stop. Alla mezz'ora tocca a Palumbo suonare la carica per il rossoblù, ma la conclusione dai 40 metri per questione di centimetri non beffa, prudente, colpevolmente fuori dai pali. I laziali non si fanno però intimorire e continuano a premere sempre sul settore di sinistra, grazie a Bernardini che questa volta si accentra e dal limite prova la conclusione murata in corner.
Sul tramonto del primo tempo, un'occasione a testa per sbloccare la gara. Prima tocca al notaresco, punizione di Banegas, deviazione sul primo palo di Dos Santos, ma il suo colpo di testa finisce sul fondo. Sul capovolgimento di fronte, Bernardini, il migliore dei suoi, sbuca le spalle di Sorrini, ma la deviazione con la punta è presa da Shiba. Nella ripresa la musica per gli abruzzesi cambia notevolmente, però prima va apprezzato il tentativo in rovesciata di Succi con la sfera che finisce fuori. Da qui in avanti gli abruzzesi iniziano il tiro a bersaglio verso la porta pontina. Al 17° tocca a Palumbo provare la conclusione verso il primo palo, con la sfera fuori per questione di centimetri. Tripla occasione per i teramani al 26°. Il primo a provarci è Palumbo con la sfera ribattuta dalla difesa. Pallone che arriva sulla testa di Dos Santos che testa i riflessi di Prudente. La palla arriva a Banegas che a porta spalancata calcia incredibilmente fuori. Ma il gol è nell'aria e arriva alla mezz'ora su calcio di rigore procurato da Mancini, entrato in campo da 20 secondi. Dal dischetto è perfetta l'esecuzione di Banegas che fa 14 in campionato. Le emozioni non finiscono perché al 45° Cancelli mette a terra un avversario in area di rigore e Deli Carpini assegna il penalty ai padroni di casa. Dal dischetto Bosi si fa ipnotizzare da Shiba, bravo a intuire l'angolo giusto. Dopo 5 minuti di recupero fa festa il notaresco, a cui giungono belle notizie dal nuovo Romagnoli di Campobasso con la vittoria della Cinzia che proietta la formazione abruzzese a 2 punti dai molisani prima dello scontro diretto del prossimo 1 aprile al Savini. Il primo tempo forse hanno avuto qualche occasione di più loro, però poi il secondo tempo siamo rientrati con un altro piglio, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anzi abbiamo sprecato troppo e poi credo che abbiamo vinto meritatamente, anche se alla fine siamo stati fortunati sul calcio di rigore dove Clevis è stato bravissimo a pararlo, però credo che l'andamento della gara era nell'inerzia, l'avevamo presa noi e l'abbiamo vinta con grande merito e con grande forza mentale. Di solito il Covid toglie tanto alle squadre quando non possono scendere in campo, possiamo dire che questa volta il Covid è anche un alleato del notaresco, perché Shiba non doveva esserci oggi se il Covid non vi fermava. Sì, ne parlavamo prima nello spogliatoio, sono i casi strani della vita. Il ragazzo ci teneva tantissimo ad andare in nazionale, noi ci tenevamo tanto per lui perché innanzitutto se lo merita per quello che sta facendo. Però poi il caso ce l'ha ridato e siamo contenti oggi che ha giocato, perché poi per noi Clevis in questo momento è un giocatore importante, come importante tutti gli altri della rosa. Il Covid ci ha ridato qualcosa, però credo che devo sottolineare e devo fare un plauso alla società, allo staff tecnico, perché in queste 2 settimane dove abbiamo avuto problemi di Covid siamo stati veramente bravi nel sospendere gli allenamenti, allenarci a distanza, fare allenamenti personalizzati, quindi siamo stati bravi e non abbiamo avuto altri problemi. Di questo ne siamo contenti perché è importante per il proseguo del campionato. Ecco mister, c'è la possibilità di festeggiare la Pasqua in maniera perfetta per quanto riguarda il notaresco, ci sarà questa partita dell'infrasettimanale contro il Campobasso che ha perso oggi in casa con Cinzia al Balone. Ecco, vi giocate questa partita in che modo? Ah, come tutte le altre partite, come siamo venuti qui ad Aprilia, sicuramente una partita bella, una partita di cartello, una partita importante ma non decisiva sia per l'una che per l'altra. Noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e abbiamo una partita in casa dove dobbiamo far valere il nostro fattore campo. È una partita determinante forse a livello mentale, perché se la vinciamo significa fare un grande balzo in avanti, però poi ci sono ancora tante partite e vedendo i risultati, lo predico dall'inizio dell'anno, credo che me ne deve dare atto, che questo è un campionato molto molto difficile e puoi perdere i punti con tutti. Vedi il Campobasso oggi, vedi la partita nostra di oggi contro una squadra che secondo me merita di stare lì sopra, il Fiuggi stesso che è una squadra che sta lì sotto ma è una squadra importante, e quindi lo stesso Pineto, e quindi è un campionato terribile. Quindi sì, la partita di giovedì è una bella partita, determinante, ma poi ci sono talmente tante insidie da qui alla fine. E chi reggerà botta più di tutti fino alla fine vincerà questo campionato. Bella vittoria dunque del notaresco sull'Aprilia, notaresco che deve ringraziare Banegas per il rigore, ma deve ringraziare, lo saluto perché ci ascolta, è ancora in viaggio così come tutto il notaresco, anche se i nostri sono appena rientrati, il notaresco chiaramente ancora no. Clevis Shiba, ciao Clevis. Ciao Jacopo, ciao a tutti.
Allora, abbiamo ritrovato il portiere Pararigori che ricordavamo. Io devo dire la verità, oggi eravamo in redazione seguendo Diretta Stadio, cioè, a fianco a me c'era Samuele Mucci, quando Stefano ha detto rigore per la Priglia, il giocatore poi ha detto contro Sciba, ho detto guarda che Sciba se tanto mi dà tanto lo para, l'ha parato veramente e non è stato, non è stato voluto. Clevis, insomma, contento per il successo, per essere stato così determinante? Sì, sì, è stata una partita dura, Jacopo, però abbiamo portato a casa i 3 punti, poi anche con rigore parato sono contento per me, ma soprattutto per la squadra, perché questo ci dà un bel po' di entusiasmo per arrivare alla partita di giovedì, che sarà fondamentale. Era una partita questa, Clevis, che nascondeva tante insidie, nel senso che al di là di quello che poteva essere il risultato tra Campobasso e Cinzia Albalonga, però era importante non perdere nessun punto a prescindere questo pomeriggio, perché altrimenti il Campobasso con un risultato positivo poteva scappare. Sì, sì, assolutamente. Venivamo da 2 settimane di strappo forzato e il primo tempo un po' abbiamo... non abbiamo sofferto, ma non eravamo brillanti. Poi dopo il secondo tempo siamo entrati in campo convinti dei nostri mezzi e non abbiamo mai guardato, non pensiamo per ora al Campobasso, Jacopo. È ancora lungo il campionato e noi dobbiamo pensare a noi stessi partita dopo partita. Però non ti nego che a fine partita è normale che vai a vedere anche cosa fanno gli altri e possiamo dire che questa domenica, come la scorsa, ne siamo usciti vittoriosi. Senti, quando non sei arrivato tu, Clevis, nel primo tempo, è arrivato Lattarulo, gli devi, insomma, metà prestazione, metà voto della prestazione. Sì, sì, scherzavamo prima nello spogliatoio, ma adesso rivedendo il video penso che la palla usciva, però lo ringrazio lo stesso perché non si sa mai, lui mi ha detto guarda ti ho salvato e io giustamente l'ho ringraziato. Andrea, passo la parola a te per fare qualche domanda a Clevis, soprattutto in ottica giovedì. Saluto Clevis intanto, gli faccio i complimenti, anche io sotto insomma ci speravo che potesse tornare a fare lo specialista dei calci di rigore e c'è riuscito, ma insomma spieghiamo che questa partita Clevis avrebbe potuto non giocarla perché c'era un evento molto, molto bello per quanto riguarda Sciba, la convocazione con l'Albania Under 21. Cos'è successo poi, Clevis? Jacopo, Andrea, ti ringrazio per le parole perché fa sempre piacere, però giustamente come hai detto tu potevo anche non esserci questa partita, anzi dovevo non esserci, però poi con il fatto del Covid l'ASL giustamente ci ha bloccati, quindi non sono più potuto partire, non so se è un segnale che ci ha mandato giù, però va benissimo così, sono contento, spero che in futuro ci sarà un'altra chiamata nazionale, ma ora penso solamente al Notaresco. Ecco, poi a Clevis voglio chiedere, intanto gli dico che a mio avviso il campionato del Notaresco, un paradosso, inizierà dopo la gara contro il Campobasso, comunque vada, anche se è una partita fondamentale, e in riferimento al Notaresco Campobasso gli chiedo se è arrivato il momento di svoltare anche in casa, perché il Notaresco va forte in trasferta e ha perso qualche punto di troppo, soprattutto nei recuperi casalinghi. Ora questa è partita di campionato ordinaria, è una gara fondamentale, insomma come avete vissuto e interpretato anche quei pareggi con Tolentino, col Castelfidardo, con la Vastese, sono punti pesanti che sono stati un po' buttati al vento e ora c'è questo big match assoluto. Andrea, hai ragione, perché noi nei recuperi in casa facciamo sempre fatica, andiamo sempre avanti, sì, poi veniamo sempre raggiunti. Adesso dobbiamo dimostrare che in casa è il nostro campo, quindi non dobbiamo avere paura di nessuno, sappiamo i nostri mezzi. Come ha detto il mister, quella di giovedì non è determinante per il campionato, oppure come hai detto te che inizierà un altro campionato dopo Campobasso. Però se magari quella partita riesci a fare la tua partita e portare a casa i 3 punti, dai veramente una svolta, soprattutto mentale, a questo campionato, secondo me. Clevis, a questo punto posso chiederti quanto in fondo un po' il Notaresco deve crederci al successo al primo posto? Noi ci crediamo dall'11 di agosto,
non abbiamo mai smesso di crederci, perché sappiamo le nostre forze, non ci facciamo intimorire da nessuno, perché siamo il Notaresco, siamo un gruppo di ragazzi fantastici che non ha mai mollato dal primo giorno che ci siamo visti. Speriamo che il lavoro che abbiamo fatto fino adesso porti i suoi frutti giovedì, ma soprattutto nelle altre partite che mancheranno. È normale che noi speriamo, ma chiunque lo spera non riesco, dal presidente e da tutti. Speriamo di dare una gioia a questa società che sta lavorando bene da parecchi anni. Clevis, io ti ringrazio e in bocca al lupo per giovedì, ovviamente, che gara che noi seguiamo con particolare attenzione. Ovviamente no, penso che tu sia ancora in pullman, saluto ovviamente la squadra e fa un in bocca al lupo generale per questo big match contro il Campobasso. Ciao Clevis. Ciao Jacopo, bocca al lupo. Grazie a Clevis Sciba. Intanto tra poco parleremo di Castelnuovo, perché è entrato in piattaforma, lo saluto, Alberto Olivieri del Castelnuovo. Ciao Alberto, che forse però sta ancora sistemando l'audio, credo che adesso ci senta, comunque no ancora no, tra poco sistemiamo anche l'audio. Giovedì che partita ti aspetti? Del Castelnuovo, Notaresco Campobasso? No, io Notaresco Campobasso la vedo una partita assolutamente aperta a qualsiasi tipo di risultato. Credo che il Notaresco andrà, insomma, a fare la sua onestissima partita e credo che sia una partita sicuramente giocata abbastanza tatticamente dalle due squadre, però penso che entrambe la giocheranno per vincere, insomma, non mi aspetto una partita troppo bloccata da quel punto di vista, anche se la posta in palio è altissima, però come dice Pifani poi di partite ce ne sono tante, sarà importante sicuramente da un punto di vista mentale, ma credo che il Notaresco possa fare la sua onesta partita e ci arrivi anche con gran slancio, quindi se la giocherà. Indubbiamente. Andrea, probabilmente diciamo che in questo momento le due squadre, l'asticella è proprio 50-50. Epifani ha detto, prima ha detto una mezza bugia, ha detto vabbè, una gara come tutte le altre, un amico glielo posso dire, gli si è allungato un po' il naso, gli è arrivato quasi all'obiettivo della telecamera, poi si è un po' corretto e ha fatto bene, però più che dal punto di vista dei punti può sbilanciare un po' l'ago dal punto di vista psicologico, cioè chi vince al netto del fatto che può chiaramente succedere anche in finisca in parità, però chi vince avrà una forza in più. Sì, però io proprio per quel motivo che ho detto in precedenza che il campionato del Notaresco inizierà dopo la partita, perché se il Notaresco anche dovesse perdere e tornare a meno 5, potenzialmente con recupero in più poi si può rimettere nuovamente a due punti, quindi comunque non sarebbe finita. Se invece Notaresco dovesse vincere e scavalcare il Campobasso, poi potenzialmente può addirittura allungare, però anche in quel caso il campionato non sarebbe affatto finito, perché il Notaresco sa sulla sua pelle come lo scorso anno, avendo un vantaggio clamoroso, in poco tempo è stato eroso e addirittura poi è arrivata la beffa della sospensione del campionato col Materica che è andato in Serie C. Quindi bisogna stare sul pezzo. È probabile che, come spesso accade in questo girone, ci possa essere un testa a testa. Io non so il Castelnuovo se avrà la forza ora di restare con le prime due, ci possa essere un testa a testa che potrà essere portato fino alla fine. Ecco perché dico che comunque vada il campionato del Notaresco inizierà dopo, perché si entrerà in un'altra dimensione dove probabilmente il duello sarà proprio tra queste due squadre e bisognerà avere i nervi saldi per arrivare fino alla 34esima giornata, tenendo presente che ci sarà una sospensione, che quindi ci potrebbero essere altre partite rinviate per Covid per l'una e per l'altra squadra, certo. Quindi ci saranno tante variabili, ecco perché gestirle bene e soprattutto avere la testa d'acciaio potrebbe consentire di arrivare fino in fondo con la vittoria. Effettivamente quello che sì. Volevo sottolineare velocissimo il fatto di bisogna vedere anche chi riuscirà a superare meglio anche questo stop, che adesso non si sa di quanto, per quanto, insomma, quando sarà lungo, però anche chi reagirà meglio a questo stop.
Tra l'altro, scusami, l'ago della bilancia, a proposito, può essere il Pineto, che deve giocare con tante squadre, tra cui Castelnuovo, Campobasso e Notaresco. Pensa che il calendario metteva Campobasso-Pineto, Notaresco-Pineto e poi Pineto-Castelnuovo. Quindi, insomma, saranno dei recuperi che potranno pesare. Lo saluto adesso, credo che mi senta, anche se deve attivare il suo di audio, Alberto Olivieri. Ciao Alberto. Buonasera a tutti. Ciao. Allora, fermo lì, mi devo fermare per la pubblicità. Al rientro ti facciamo rivedere il servizio di Monte Giorgio, Castelnuovo 0-0. A tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, ci trasferiamo ovviamente in maniera ideale a Monte Giorgio 0-0 tra i padroni di casa e il Castelnuovo. Il servizio è firmato per noi da Paolo Renzetti. Al Tamburrini il Castelnuovo non va oltre il pari senza reti con il Monte Giorgio, dimostrando di non aver ancora smaltito del tutto le scorie del KO con il Castelfidardo. Nel finale Croce evita al 94esimo il gol dei locali, salvando sulla linea una rete praticamente certa del Monte Giorgio. Sarebbe stata una vera e propria beffa per l'11 di Fabio, che ha risentito sicuramente delle assenze di Loviso e Ferri. L'avvio di partita vede tanto equilibrio fino al quarto d'ora. Al 15esimo, prima emozione di marca ospite con Manari, che in area marchigiana controlla bene il pallone e poi conclude sopra la traversa. Buono il ritmo del match con al 16esimo Emili, che impegna in angolo Gagliardini. Si fa apprezzare la squadra di Guido Di Fabio, che con il passare dei minuti prende sempre più in mano le redini del gioco, con i padroni di casa costretti ad arretrare. Le emozioni però si fanno attendere con le due difese che hanno quasi sempre la meglio sui due attacchi. Si arriva così senza grandi sussulti nella parte finale del primo tempo, con più pressione questa volta dei rossi locali, ma di occasioni da rete neanche l'ombra. Logico lo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gara. Nel secondo tempo si riparte con Monte Giorgio e Castelnuovo decisi a fare di più rispetto alla prima frazione di gioco. La volontà non manca, ma le idee sono confuse e così i due portieri restano spettatori non paganti del match. Al 22esimo opportunità potenziale per gli ospiti con Di Ruocco, che prova il gol della domenica alzando troppo la mira. Nel torpore di un match opaco, i padroni di casa con Cucu al 28esimo hanno però l'opportunità per segnare, ma l'avanti marchigiano, dopo un intervento difettoso di Olivieri sugli sviluppi di una punizione, gira a lato a due passi dalla porta abruzzese. Passa qualche secondo e sono ancora i padroni di casa e mischia nell'area di rigore del Castelnuovo a far correre un brivido alla difesa nero-verde, che si salva. Si entra così nell'ultimo quarto d'ora di gara con le due squadre che si allungano e con gli ospiti che provano a vincere, rischiando al 94esimo, quando però Croce sulla linea salva su colpo di testa di Ficola il gol che avrebbe regalato al Monte Giorgio il gol della vittoria. Noi siamo ancora con le mani quasi tra i capelli. Vale 3 punti il salvataggio di Croce. Sicuramente uno. Uno sicuro. Alberto, però... ci spieghi quanta paura avete avuto in quel momento? In quel momento tanta. Marco ci ha salvato. Che partita è stata? Abbiamo visto non particolarmente spettacolare. C'è soddisfazione, cioè siete soddisfatti di aver portato via un punto da Monte Giorgio, oppure insomma, volendo anche prendere in considerazione la classifica, questo Castelnuovo forse poteva fare punteggio pieno? No, un punto importante, perché era su un campo difficile, loro erano un'ottima squadra, sono un'ottima squadra, chiaramente noi siamo andati lì per cercare di vincere. Poi dopo non abbiamo creato grandi occasioni, ma neanche loro, quindi il pareggio è il risultato più giusto secondo me. Poi dopo ci siamo salvati all'ultimo grazie a Marco, ma il pareggio secondo me è il risultato migliore per la prestazione di tutte e due le squadre. Come lo stai vedendo, Alberto, in vetta questo campionato, visto che comunque voi ci siete lì a ridosso della vetta? Magari vediamo anche la classifica. Come lo stai vedendo? È un campionato pieno di sorprese. Non si sa mai dove si può essere. Una partita sei secondo, una partita sei terzo. Pieno di sorprese. Ci sono molte squadre che devono recuperare diverse partite. Però ancora tutto è possibile, secondo me noi ci crediamo e speriamo di terminare la stagione nel miglior modo possibile. Concludere la stagione nel miglior modo possibile significa
qualificazione playoff? Sì, ormai comunque noi non ci dobbiamo nascondere, siamo lì tra le prime e dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile. Ci stiamo provando e continueremo a fare il nostro percorso. Senti Alberto, tu vieni dal settore giovanile del Cesena e immagino che per i colori bianconeri del Cesena comunque nutri una certa simpatia. Ti volevo chiedere, insomma, il Cesena è ripartito, ha giocato proprio questo girone di Serie D, adesso in Serie C, insomma, volevo chiederti se continui a seguirlo. Sì, sì, chiaramente lo seguo. Cesena per me è sempre una società importante perché comunque mi ha cresciuto. Oggi è andata male. Oggi ho visto, non è andata bene, però comunque stanno facendo un buon campionato. Secondo me possono anche loro cercare di arrivare più in alto possibile perché hanno tutte le capacità e le caratteristiche per farlo. Classe 2002, Alberto Olivieri, Andrea, prima tu stavi dicendo, non so se il Castelnuovo avrà la potenzialità di reinserirsi nel discorso, nel balletto Campobasso, Notaresco, Notaresco, Campobasso. Sì, insomma, il Castelnuovo è stata una splendida rivelazione ed ora è una realtà, perché se dall'inizio della stagione sei in quelle posizioni di vertice, sei una realtà e non può essere un risultato improvvisato. Io non abbasserei del tutto le possibilità del Castelnuovo, sarebbe comunque un risultato clamoroso perché chiaramente questa squadra non è partita con quell'obiettivo, doveva salvarsi e fare un buon campionato ed è ampiamente in linea, anzi sta facendo sicuramente di più, però ha gli stessi punti del Campobasso, ha 6 punti in meno, prossimamente ci sarà lo sconto diretto a Campobasso, quindi Castelnuovo può mantenere questa classifica e sarebbe già una gran cosa. Se può addirittura reinserirsi nella lotta al vertice, lo potrà dire quella partita. È chiaro che Castelnuovo ci dovrà arrivare bene, cioè almeno mantenendo queste distanze, se non addirittura accorciandole, e poi fare risultato a Campobasso potrebbe voler dire addirittura inserirsi, iscriversi alla lotta per vincere questo campionato. Tra l'altro un po' più là ci sarà anche la partita contro il Notaresco, si giocherà a Notaresco e sarà un'altra gara importante oltre che sentita, quindi Castelnuovo deve cercare di andare avanti così, un po' affari spenti, però sapendo che c'è ancora qualcosa da poter dire per la lotta per l'alta classifica. Io la vedo così, non so, Alberto, ti chiedo che discorsi fate tra di voi, cioè se vi vedete ancora in quella dimensione, cioè dimensione di una squadra che addirittura può lottare con le prime due, o se pensate più che altro a mantenere questa posizione che peraltro per una neopromossa è una grandissima posizione di classifica. Ah, guarda, noi siamo terzi meritatamente e ancora mancano tante partite, quindi se noi ci proviamo fino alla fine, guardiamo partita per partita e poi si vedrà come finirà. Chiaramente non neghiamo che noi ci crediamo nel sogno di poter magari vincerlo anche il campionato, tutto è possibile e noi ci stiamo impegnando, stiamo dando il massimo ogni allenamento, ogni partita per cercare di fare il risultato migliore partita dopo partita, poi vedremo quello che ci capiterà. Come la vivete la concorrenza interna? Ecco. Per il ruolo di portiere titolare. Proprio tranquillamente, viviamo insieme nella stessa stanza, nella stessa camera, siamo ormai fratelli, quindi sì, c'è ovviamente concorrenza, ognuno aiuta l'altro sempre, ci diamo consigli, però c'è serenità. Vittorio ha fatto molto bene quest'anno e sono contento per lui e adesso niente, lui è contento per me, però veramente non c'è invidia da parte di nessuno dei due, siamo veramente quasi due fratelli, ormai viviamo insieme da 8-9 mesi, quindi
Senti Alberto, prima abbiamo chiesto a Sciba nella partita del Notaresco, Lattarulo gli ha ripreso il pallone alle spalle e ne hanno scherzato con Lattarulo che ha detto ti ho salvato. Marco Croce ti ha detto qualcosa? Io gli ho detto Marco Croce che mi ha salvato lui. Te l'ha detto? No, gli sono andato io a dirglielo. L'ho abbracciato, l'ho baciato. Lo ringrazio, ma anche Lorenzo Bregasi, che è una mia uscita difettosa, anche lui mi ha salvato, quindi bisogna ringraziare anche lui, ma tutta la squadra comunque. Alberto, io ti ringrazio per essere stato con noi, in bocca al lupo per il proseguo del campionato del Castelnuovo, a te in particolare. Grazie a voi. Grazie ad Alberto Olivieri. Noi ovviamente ringraziamo, come facciamo sempre, gli uffici stampa, Matteo Falzone per il Notaresco e Roberto Marchione per il Castelnuovo, così come tutti gli altri che ci mettono a disposizione di frequente i loro ospiti. Siamo quasi in chiusura, vediamo il turno di giovedì, ricordandovi che però no, il giovedì, siccome poi la sera alle 21 c'è velo, ovviamente avremo il pomeriggio dedicato alla giornata di Serie D, ma non l'Abruzzo del pallone, altrimenti avrei dovuto sdoppiarmi, fare non stop, cioè, e poi dal 19.30 alle 21 e poi cambiare studio, sarebbe stata una cosa, il dono dell'ubiquità non ce l'ho. Vediamo però il turno, anche se in regia Maurizio Daguì era prontissimo, vorrebbe fatto Maurizio Daguì, Maurizio con uno schiocco di dita, lui ce l'ha il dono dell'ubiquità, però io no, beato lui. Dato lui, vediamo il prossimo turno. Ecco qua. Ovviamente, sempre al netto dei rinvii per Covid, e credo che Atletico Porto Sant'Elpidio Fiuggi difficilmente si giocherà. Difficilmente si giocherà. Si giocherà a Castelnuovo? Castelnuovo Matese? Cinzia al Balongarieti e poi Giulianova Pineto, gara questa assolutamente da non perdere, perché si incrociano due squadre a pari punti in classifica, con stagioni diverse, con difficoltà differenti per mille motivi, però insomma è una sfida tutta abruzzese e noi siamo curiosi di vedere come andrà a finire. E poi c'è la partita Notaresco Campobasso al Savini per il, insomma, se vince il Notaresco va al primo posto, se vince il Campobasso lo mantiene. Poi vedremo però. Recanatese Olimpiagnonese, Tolentino Aprilia, Vastese Castelfiardo, anche qui a Vasto, vedremo come andranno, come detto voglia. Domani nuovo giro di tamponi, e vedremo se ci saranno novità. Vasto Girardi Monte Giorgio, ve la sentite di fare? Non me lo chiedere. Su Giulianova Pineto non me lo chiedere, rischio il linciaggio. Over. Dall'una e dall'altra parte, X. Over. No, over, non lo sappiamo. Ma così, con gol non gol, ve la cavate, o over e under, ve la cavate sempre. Ecco, vi do una dritta in diretta. Va bene. Andrea, invece, Notaresco Campobasso, 1x2. Tripla, dai. Sì, 1x2. Guarda, sarei stato più preoccupato per il Notaresco se ci fosse stato il pubblico, perché c'è tanta passione, ma visto il precedente lo scorso anno, visto che con Cudini e De Angelis, insomma, i rapporti soprattutto con Cudini non si sono interrotti bene, per la seconda volta lui tornerà da avversario, la partita è fondamentale, l'ambiente sarebbe stato carico a pallettoni, forse anche troppo per quello che serve ora al Notaresco, dunque voglio provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, peccato non ci sia il pubblico, ma forse per una partita che sarà così carica di adrenalina probabilmente è meglio, e quindi vediamo, poi il campo parlerà. Certo, il Notaresco ricorda la bestia nera Cogliati e quello sì, che ha fatto l'andata e quello che ha fatto un anno fa, sì, nella gara di ritorno tra Notaresco e Campobasso, quindi occhi particolari per Cogliati, e poi vediamo, insomma è una partita che però Notaresco deve giocare sapendo di essere una squadra forte con grande autostima e con la consapevolezza che mal che vada il campionato non è affatto finito. Assolutamente. Va bene, noi chiudiamo qua, grazie a Roberta, ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Grazie Andrea, ciao a tutti. Grazie a Maurizio Daguì in regia, insieme a Karim Finotti, grazie a tutta la squadra tecnici e giornalisti che hanno lavorato anche oggi. Io vi ricordo
che giovedì ovviamente seguiremo la giornata di campionato in Serie D, poi ovviamente i servizi ve li proporremo, ma la sera ovviamente come da palinsesto ci sarà l'appuntamento con Veloma, insomma speriamo di farvi comunque vivere un giovedì speciale, particolare, poi noi ce l'auguriamo. L'Abruzzo del pallone quindi torna l'11 aprile, in realtà poi c'è la domenica di Pasqua, poi c'è Pasquetta, anche se sarà zona rossa un po' ovunque, però insomma torna domenica 11 aprile e dunque ne approfitto, non so se ne vuoi approfittare Roberta per dare la buona Pasqua. Auguri a tutti quanti e niente, quindi poi ci rivediamo l'11 con l'Abruzzo del pallone, quindi davvero tantissimi auguri di una serena Pasqua a tutti per quel che si può quest'anno. Assolutamente, grazie Roberta di nuovo, grazie a voi che ci avete seguito, l'Abruzzo del pallone torna domenica 11 aprile, nel frattempo ovviamente andranno in onda i programmi del palinsesto sportivo di TV6. A me corre l'obbligo di ringraziarvi per l'attenzione e soprattutto augurarvi una buona Pasqua.